Al via Rigenerazione Italia, 10 anni per recuperare gli habitat compromessi. La storia di Michele, quando l'American Dream diventa realtà. A seguire, Farmers for Future. Una specie su due di vertebrati in Italia è minacciata d'estinzione. L'86% degli habitat europei è in cattivo stato di conservazione. Perdiamo ogni giorno 16 ettari di territorio naturale sotto la pressione di cemento e degrado. Per questo, il WWF, nell'avvio della decade promossa dall'ONU volta al recupero dei sistemi naturali, ha lanciato il progetto Renature Italy. Obiettivo: la rigenerazione della natura del nostro paese, che sposa la visione ambiziosa su come dovremo trasformare l'Italia entro il 2030, a partire da oggi. Quattro le parole chiave: connessione, ripristino, protezione e rewild, cioè il ritorno in natura di specie importanti. In questi mesi abbiamo scoperto quanto stretta sia la nostra dipendenza dalla natura. Proprio per questo abbiamo deciso di lanciare la campagna Renature Italy, in cui tutelare al meglio il capitale naturale italiano. La prima richiesta alle istituzioni del WWF è quella di riportare al centro della politica il ruolo della natura, dedicando fondi significativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla conservazione e ripristino della natura. Ed è proprio la profonda revisione di questo piano, promessa dal governo Draghi, che costituirà un'occasione per delineare il futuro dell'Italia affinché venga garantito, come richiesto dall'Europa, che almeno il 37% del totale delle risorse stanziate sia destinato effettivamente ad azioni per il clima e per la biodiversità terrestre e marina. Un grande piano per riqualificare la natura d'Italia, per tutelare le aree di maggior pregio naturalistico del nostro paese e favorire le connessioni ecologiche, fermando la perdita della nostra biodiversità e avviando la transizione ecologica di settori quali il turismo, l'agricoltura e la pesca. Partendo dalla maggiore efficacia delle nostre aree protette, che devono espandersi ed includere tutti gli habitat principali, connettendole con una vera rete ecologica nazionale e ripristinando quegli ecosistemi che abbiamo frammentato, distrutto o comunque danneggiato, in particolare quelli più delicati. E infine anche con azioni di reintroduzione e ripristino di quelle specie che abbiamo condotto sull'orlo dell'estinzione. Tutto questo è Renature Italy. Renature Italy permetterà di migliorare l'efficacia delle aree protette esistenti, arrivando a proteggere il 30% di territorio nazionale, con un 10% tutelato integralmente, in linea con quanto richiesto dalla strategia europea sulla biodiversità, e mettendo in sicurezza tutte le foreste vetuste più naturali d'Italia. Ma questo non basta. Bisognerà ricostruire e completare la rete ecologica nazionale, puntando su tre grandi corridoi ecologici principali: alpino, appenninico e della Valle del Po, capaci di connettere le aree protette e sostenere la biodiversità anche a fronte degli impatti del cambiamento climatico e custodire il capitale naturale. Questo salto di qualità è possibile soprattutto rigenerando almeno il 15% del territorio nazionale, rinaturando almeno 1600 km di fiumi e rigenerando la natura in almeno il 10% della superficie agricola, in primis per gli impollinatori. Michele Pagano, avvocato cassazionista del Foro di Roma, si è trasferito con la sua famiglia in America. Si è letteralmente reinventato, ha lasciato i tribunali ed ha aperto una holding attraverso la quale produce e vende la pinza romana e la mozzarella. La sua è una storia di successo nonostante il Covid. Assieme alla moglie Paola e ai figli Francesca e Michele, entrambi studenti dell'High School El Camino Real di Oceanside in California, dove attualmente risiede, in meno di 2 anni è riuscito ad aprire 2 location. Cosa dire, l'America è ancora, credo oggi, il paese dei sogni. L'American Dream è ancora un qualcosa di attuale. Certo, non ti regala nulla, ma con il lavoro duro qui giornalmente vedi crescere l'impresa, vediamo nuove aspettative, vediamo un futuro sempre più roseo. Pensate solo che dopo un anno e mezzo abbiamo già aperto 2 location, stiamo per aprire
una warehouse con capacità produttive molto più elevate, e stiamo già avendo dei contatti anche con la East Coast, non soltanto con l'area di San Diego dove noi siamo, ma anche con il resto d'America, dove stiamo cercando di esportare ed espandere questi due prodotti eccezionali della nostra cultura, del nostro food, la pinza romana e la mozzarella. La pinza romana sta riscuotendo un grande successo negli ultimi anni negli Stati Uniti. Viene prodotta da Michele con farine rigorosamente importate dall'Italia, poi lavorate in un mulino, così come la mozzarella, fatta con latte italiano che viaggia congelato verso gli Stati Uniti e viene poi rilavorato in loco. Insomma, prodotti tipicamente italiani, con la freschezza di come se uno li mangiasse in Italia. L'Italia è un paese straordinario, io ritengo il paese più bello del mondo, ma che purtroppo, in quanto a imprese, non sempre c'è quell'adeguato supporto che invece dovrebbe esserci. Mi auguro che questo nuovo governo riesca in qualche modo a colmare queste lacune, oltre che a superare questo dramma da imputarsi ovviamente ad un fattore sopra le nostre teste, il Covid, ma che comunque qui in America è stato anche questo interpretato e contrastato in maniera diversa, non dal punto soprattutto sanitario, mi riferisco che purtroppo anche qui è molto presente, ma le ricadute sulle imprese diciamo che sono state molto più lievi, perché le imprese hanno potuto effettivamente beneficiare di un supporto da parte delle amministrazioni. La pizza è tra i cibi preferiti degli americani. La più popolare e la più venduta è quella con i peperoni, mentre sono oltre 3 miliardi le pizze vendute ogni anno. 1 miliardo quelle surgelate, il 17% di tutti i ristoranti degli Stati Uniti sono pizzerie. Ma quanti chili di pizza consumano gli americani ogni anno? Ebbene, in media ne consumano 23 chili a persona. Una vera passione, amore a prima vista. Oggi siamo venuti in Romagna per occuparci di frutticoltura. Produzione importantissima per questo territorio che si sta muovendo sempre di più verso la sostenibilità. Direttore, è in atto un processo di utilizzo inferiore dei pesticidi e dei diserbanti? Sì, noi sono anni che stiamo investendo su questo argomento, abbiamo sposato tanti anni fa l'agricoltura lotta integrata. Noi garantiamo da anni un livello di pesticidi sui nostri prodotti a marchio COP, ortofrutticoli freschi, del 70% in meno rispetto ai limiti di legge. Chiediamo agli agricoltori di fare uno sforzo in più di riduzione e soprattutto gli abbiamo chiesto di non usare dei diserbanti. Sono diserbanti che erano chiacchierati dal punto di vista ambientale, e tra questi anche il glifosato. Quindi adesso il processo di diserbazione avviene attraverso un processo meccanico. Un processo meccanico, in realtà ci sono un insieme di attività e di modalità che vengono trovate caso per caso in base al terreno, in base appunto alle condizioni. Quello che le chiedo, delle piante trattate con metodi alternativi, quindi sì, meccanici eccetera, producono meno rispetto a quelli trattati no, con diserbanti? No, però no, richiedono una fatica. Una maggiore attenzione. Sforzo. Una prima raccolta firma, sì, e firme di firme famose è stata fatta addirittura nel 93. Esatto, giusto? Esatto. Noi nel 93 raccogliemmo 1 milione di firme per la riduzione dei pesticidi e appunto negli anni successivi decidemmo di sposare la produzione a lotta integrata, che
quindi consente la riduzione dei pesticidi in campo e poi abbiamo sposato l'agricoltura biologica e quindi diciamo che sono i due filoni che stiamo portando avanti per l'ortofrutta marchio COP e adesso siamo in linea con quello che la comunità europea sta portando avanti nei prossimi anni e quindi col Green Deal e il Farm to Fork che ci dice che dobbiamo ridurre l'uso dei pesticidi e quindi noi sposiamo appieno questa causa, anche noi. Anche noi. Ci troviamo in un territorio ad altissima tradizione frutticola. Siamo a casa di uno degli oltre 3.500 soci che hanno creato questa cooperativa che io oggi qui rappresento, che è Agrintesa, una cooperativa che appunto fa del settore frutticolo e viticolo il proprio core business. Quindi una grande tradizione, ma anche attenzione a quelle che sono le novità e nuovi processi produttivi più sostenibili. Lo sforzo massimo è quello di lavorare con la massima attenzione per garantire il minor impatto ambientale. Questo è l'impegno principale dello staff dei tecnici che è Agrintesa, questo per garantire la clientela e il consumatore. Sempre più attenzione al territorio e al prodotto, quindi poi si sfocia nel biologico anche. La nostra azienda segue tutti i metodi di lotta integrata, si utilizzano varietà che sono resistenti per alcune malattie, perché ci sono pochi mezzi per combattere le avversità nel biologico. E voi siete arrivati alla terza generazione, sì, a livello aziendale, quindi c'è il nonno, ci siete, sì, ci sono i figli. Quanto il fatto di avere dei giovani, una nuova generazione in azienda ha influito nel fatto di andare verso il biologico, quindi puntare sempre di più alla sostenibilità? Sto cercando di assecondarli, poi speriamo di vedere che ci siano anche poi i risultati, ecco. Sostenibile, tutto, sì. Diciamo innovazione a livello sia familiare, la scienza e la ricerca che ci viene incontro, questo probabilmente è il futuro dell'agricoltura. Spero che sia così, però bisogna che sia anche economicamente sostenibile per l'azienda. Metodi biologici vuol dire più costi e meno produzione. Allora, in bocca al lupo per il vostro lavoro, crepi, e per le nuove generazioni che porteranno avanti questa agricoltura sostenibile a 360 gradi sotto ogni punto di vista. Attenzione al territorio e al prodotto, questo è il futuro della nostra agricoltura.